dell'amore, della giustizia e della pace. Vogliamo ora, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, che rappresenta anche il momento penitenziale in cui facciamo spazio a Dio, ricordare nome per nome, uno ad uno. Il nome, il cognome che rappresenta la famiglia che ha servito la patria e li vogliamo tutti affidare al Signore.